per noi è un momento molto importante perché oggi presentiamo queste linee guida che sono il frutto del lavoro di tante scuole cattoliche in questo periodo, da marzo in poi, dove abbiamo raccolto le migliori pratiche educative. E poi oggi portiamo a casa anche il riconoscimento dell'unica lente di normazione che riconosce in questo lavoro della FIDE una buona prassi di riferimento per il sistema della gestione della didattica a distanza e mista. Però attenzione bene, questo non è solo per le scuole FIDE, è per tutte le scuole di ogni ordine e grado, che ha visto appunto l'apporto di tanti contributi di esperti, e questo lavoro andrà a beneficio della scuola tutta, anche a livello internazionale. Per quanto riguarda le linee guida, si individua un responsabile della didattica a distanza, una commissione per la didattica a distanza. Ecco, quali sono le soluzioni che avete individuato? Sono tanti gli aspetti. Innanzitutto abbiamo parlato di didattica a distanza, di didattica mista e sicuramente l'importanza di avere un referente digitale che possa sostenere anche questo supporto, perché questo periodo di emergenza sicuramente ci ha provato, però ha dato anche la possibilità di scoprire delle risorse che fino ad oggi la scuola non aveva sperimentato al 100%. E poi ci saranno anche riferimenti alla valutazione, a una valutazione formativa e non sommativa, dove al centro viene messo il cammino di apprendimento di ogni singolo alunno, perché il nostro fare scuola ha una sola centralità: la crescita dei nostri ragazzi.